Ricordate? Una volta la pasta si faceva in casa con maestria e allora, proprio questa sera, qui, al Bivio di Conceviano, si svolgerà la 35esima edizione dell'Arte delle Fettuccine Fatte a Mano. Rigorosamente vietata dal comitato organizzatore la preparazione industriale o quella fatta nei negozi specializzati. Visto il grande quantitativo di fettuccine da servire, si è cominciato a preparare qualche giorno prima, durante le quali le massaie del paese, eseguendo l'antica ricetta tradizionale, hanno preparato sia la pasta che il sugo. La lavorazione del tradizionale impasto uova e farina bianca è stato eseguito, lo ripetiamo, esclusivamente a mano. Ma come sono fatte queste fettuccine? Cerchiamo di spiegarlo. Dopo l'impasto, la pasta è stata spianata a mano con l'apposito mattarello di legno, quindi fatta asciugare e leggermente essiccare, come potete vedere dalle splendide immagini girate da Alessandro Montagnier, e infine tagliata nella caratteristica forma a striscioline strette e lunghe. Ieri e questa mattina è stato preparato il sugo secondo l'antica ricetta paesana, carne, pomodoro e aromi del posto. Dimenticavamo, a completare il menù della sagra, grandi e ottimi spiedini di carne con contorno di fagioli. È la sera prima di Ferragosto, dove molte persone, vuoi per il desiderio di cambiare, vuoi per stare lontano dalla confusione, preferiscono questo posto per trascorrere una serata davvero differente, con l'occasione di riscoprire un luogo incontaminato e gustare una splendida specialità gastronomica. Iniziata la festa, vedete tanta gente qui in attesa di prendere il biglietto per quelle che sono delle fettuccine casarecce fatte a mano, quindi una bontà, una prelibatezza eccezionale. Poi ci sono anche degli spiedini, ma il tutto deve essere condito con delle bibite, questo è ovvio, in questa sagra delle fettuccine casarecce qui al Bivio di Conceviano. Leggo la maglia di chi sta servendo le bibite tra qualche momento, ma la cosa è un po' elaborata, perché dobbiamo dire che lui è il titolare e gestisce la situazione delle bibite in senso generale. La signorina che è qui vicino a me, e per dovere di cavalleria inizio da lei, è colei che, oltre a servire, è la titolare di un ristorante. Andiamo a vedere, è un ristorante questo che si trova Rascino. E come si chiama? Uscerto. Uscerto, ecco, che significa Uscerto? Era un rifugio e lì davanti sceglievano le pecore, ecco perché Uscerto. Ah, quindi la scelta praticamente doveva essere. Sì. Senti, questo ristorante è sponsor di una manifestazione che ci sarà il 18 agosto, giusto? Sì. E sarà la festa dei cowboy. Sì, sì. Una festa che prevede un programma peraltro molto elaborato. Qua dice una passeggiata mattutina a cavallo fino al piano di Cornito, è distante? Cornino, sono paesaggi spettacolari. Sì, è una passeggiata a cavallo di 3 ore, però è un bel paesaggio. E il cavallo come? Il cavallo, c'è la possibilità di venire con cavallo proprio, oppure la possibilità di affitto cavalli dall'associazione equestre Ringo Family, che è di Cantalice ma adesso si trova a Rascino e fa maneggio insieme a noi, al nostro agricoltore. Questo succede in mattinata, giusto? Sì. Poi a seguire leggo che c'è un bizzarro dopo festa. Che succede? Che succederà allora, di bizzarro? Il pranzo, poi si balla, si canta come in tutte le feste, ma soprattutto dopo facciamo dei giochi equestri, la gincana. Dai, dai, diccelo in anteprima, dai, dai. Non ci ascolta nessuno. Per i più coraggiosi, la gincana nel pomeriggio. Gincana in che consiste? La gincana è un percorso certamente, sicuramente tortuoso, sì, fatta però con il cavallo. Certo. E quindi chi non sa cavalcare, che facciamo? E i bambini? I bambini, cercheremo di fare anche qualcosa per i bambini, con cavalli, magari qualche spettacolino. Ma quello che interessa più a te è una sorpresa. Quello che interessa più a te è Uscerto, un ristorante, è il posto dove voi si mangerà. Rascino.
Senti, Rascino, me lo anticipi il menù che farete? Sarà sicuramente un menù unico, non è a scelta. Certo, allora faremo un antipastino del cowboy. Cioè, che c'è? Fagioli, insomma qualcosa che richiama... Il Far West. Lo chiamavano Trinità. E poi una minestra di lenticchia di Rascino. E poi un arrosto, magari sempre che richiama il cowboy, stinchi di vitella, qualcosa del genere. Stiamo studiando. Mi sta venendo l'acquolina in bocca. È una passeggiata da Rascino il 18, non è che non si può fare, anche perché insomma è domenica, il tempo assiste. E poi vedendo questo manifesto che Alessandro ha ripreso più volte, perché vedo la possibilità, affitto cavalli, percorso semplice, adattato anche ai principianti, quindi io sono un principiante, potrei essere... Certo, può partecipare tranquillamente. Se vengo fai tu da maestra? Dai, possiamo farlo. Possiamo farlo, ci proviamo. Insomma, allora ci possiamo dare appuntamento, ma con voi telespettatori, chiaramente. 18 alle 10.30 a Rascino. E al ristorante? Uscerto, altopiano di Rascino. Guardate che bei piatti, quanto sono grandi, ben imbanditi, bene suga. Adesso lei li assaggia. Ottimi, ottimi e abbondanti. Ottimi, vedo insomma abbondanti, dei piatti e non buoni. È che il primo. Sì, poi ci saranno gli spiedini. Sì, spiedini e poi i fagioli. Spiedini e poi fagioli. Insomma, abbiamo iniziato con le fettuccine che sono favolose, perfetto. Guarda Alessandro, fermiamoci qua. È lei. Cotte al punto giusto. Allora un attimo, signora, come sono? Buonissime, cotte al punto giusto, con buon sugo, con bel pecorino. Tanto si pecorino. Riconosce che sono fatte in casa? Sì, perché sono dure, belle. Lei le fa? Tanti. Io non le faccio. Non le fa, per questo è venuta qui. Remo, invece tu le hai assaggiate? Io le ho già assaggiate, sono buone, sono ottime, il pecorino pure. Oh, e poi c'è uno spiedino gigante. Gigante, però dopo lo mangio. Questo. Insieme con i fagioli. Insieme con i fagioli. Buon appetito. Grazie, cara. Ciao. Buon lavoro a te. Ciao. Ad allietare la serata questa sera qui al Bivio di Concerviana è un'orchestra particolare, devo dire, un'orchestra di giovani sicuramente affermata che lavora nel territorio e non solo. Parliamo dell'orchestra Michael Rossi, che è colui che dirige e ci racconta da chi è composta questa orchestra. Sì, allora noi siamo in 7 persone, partendo dall'organetto, io sono anche la tromba. E poi c'è al mio fianco la fisarmonica, mia sorella che è la cantante dell'orchestra, la voce femminile, e poi vicino a lei c'è la voce maschile, nella parte posteriore dell'orchestra c'è la tastiera, la batteria e il sassofono. Quindi un bel gruppo di persone che ha un repertorio sicuramente vasto. Sì, diciamo, spaziamo da latinoamericano, musica leggera e liscio classico. E anche brani diciamo moderni, anche di quest'anno. Quello che interessa è che la gente poi venga sotto il palco, perché bisogna ballare, quindi farete ballare la gente? Certo, faremo ballare e cantare tutti quanti. Anche cantare? Sì, dai, anche perché i brani sono molto attuali. Senti, ti vedo con l'organetto in braccio e non con la tromba. Ami più l'organetto che la tromba? Diciamo di sì, perché con l'organetto ci sono nato e la tromba è stata una passione, diciamo, dopo 4-5 anni ho iniziato a suonare la tromba rispetto all'organetto. Tra qualche momento inizierete, quindi vi ascolteremo, vi sentiremo anche la voce femminile, perché vedo solamente la foto della cantante, lei ancora non è qui, ma ci vuoi anticipare un pezzetto con l'organetto, magari così in anteprima, dai. Una cosa veloce. Veloce, veloce.
se questo è l'antipasto sicuramente sarà una serata eccezionale. A dopo. A dopo. Cerchiamo di avvicinarci ad un tavolo dove vedo un signore che sta gustando queste fettuccine in un modo particolare. Ho visto che le azzannava proprio, le gustava come se fosse qualcosa di prelibato, che sicuramente è. Vado per due cose: primo, perché sono tantissimi anni che vengo, e anche perché questa l'ho iniziata io come sagra, io con altri amici qua. Ma dai, 35 anni fa. E quindi 35 anni fa che mangiamo fettuccine. Con la suonno che mangiava le fettuccine. Sì, certo. E infatti sì, adesso arrivo a capire perché hai un doppio secondo con doppi spiedini, insomma. Doppio. Siamo tutti doppi, due figli, due nipoti, tutto, tutto. Ah, questa è tutta la famiglia? Sì, una parte. Una parte della famiglia? Manca qualche pezzo. Ma ecco, la signora, qual è la tua signora? La signora, eccola. Ecco, signora, come sono queste fettuccine? Buonissime. Dice il vero? Sì. Ma lei c'era quando è iniziata la sua? Io sono di qua, quindi. Quindi è lei che cucinava, no, magari? No, non no. Cucinavo. Comunque sono come le fate sicuramente qui in paese. Sì. Quindi rigorosamente fatta a mano. Fatta a mano, sicuro. La signora che le ha fatte è questa qua. Quale, quale, quale? La signora col vestito nero è una delle impastate. Sì, e delle adesso massaie. Vado a sapere che cosa ha fatto, come ha lavorato, certo, come ha comportato gli ingredienti, un po' tutto. Invece i figlioli quali sono? Figliola una, il genero e quei due nipotini. Io lo posso chiedere come sono queste fettuccine? Squisite. Ma le conosceva? Sì. Sicuramente, dai. E la bambina invece? Ciao, l'avviciniamo, ciao. Come ti chiami? Come? Beatrice, ci hai salutato e adesso hai paura? Adesso hai paura? Beatrice, come sono i fagioli? Sono buonissimi, lo diciamo noi. Ci avviciniamo verso la signora che ci diceva che ha fatto queste fettuccine, perché insomma adesso non lo può negare, lei le ha impastate. Io le ho impastate veramente. Quante ne ha impastate? Tante. Al di là del numero, ci dice come ha fatto, come sono fatte, come la costruite, le uova, fa tutto il procedimento. Una cosa di farina sopra una tavola, un recipiente, e poi si rompono le uova. E si sbattono tutti insieme sopra la cosa e mano a mano si fa l'impasto e va avanti il procedimento. Una impasta, una massa, un altro stand, si fa tante cose. Sicuramente queste sono fatte a mano e lei lo sta assicurando che le ha fatte lei, ma ad essere così precise, sembra una macchinetta, sono tutte perfettamente uguali, come fa? Le signore che le tagliano. Lei è una, la tagliate? Io non l'ho tagliata, però. Ah, quindi lei l'ha impastata? Però siamo in tante. C'è la signora che l'ha tagliata qui in giro? No, mo qua non c'è. Quando arriva me la fate conoscere, perché sicuramente ha una macchinetta in mano. C'ha ragione. È vero? Quel tavolino qui dove si gioca a carte, prima di mangiare oppure? È vero, no, prima di mangiare, perché l'attesa è lunga e allora noi abbiamo approfittato. Che cosa state giocando? A burrago. A burrago, quindi insomma, siete. Chi sta vincendo? Dunque, lui è. No, per ora niente, siamo all'inizio, ma comunque lui ci viene da lontano per questa sagra. Da dove viene? In questo momento da Bruxelles, ma è nato a Francoforte. In Germania. Adesso lo sentiremo. Lei invece? Io romana, si sente, no? Si sente, però conosce questo posto, conosceva. Sì, perché noi veniamo da tanti anni, veniamo in una località qua sopra, una piccola località. Dove? Sopra Concerviano. Prato Ianni, perfetto, c'è del formaggio buonissimo. Insomma, abbiamo una casetta solitaria, ecco. E quindi siete scesi stasera per questa sera. La saga delle fettuccine. E allora vogliamo sentire il signore. Il tedesco. Sentiamo il tedesco. Ma al tedesco che cosa gli posso chiedere se ancora non ha cominciato? È la prima volta che lei viene qui? No, io vengo qui ogni anno. Quindi conosce queste fettuccine? Sì, sono molto buono. Molto buono. E i spiedini come sono? E i fettuccini sono migliori. Sono migliori le fettuccine. In Germania si può copiare una cosa di questo tipo? No. No? No. Solo qui. Solo qui? Sì. Anche perché qui bisogna berci del vino e in Germania forse più birra.
No, anche, abbiamo anche il vino buono, ma la pasta non è lo stesso. Non è lo stesso, fatta in questa maniera eccezionale. Sì. Allora, buona partita a carte e intanto buon appetito. Grazie. Buonasera, e qui avete già finito. Sì, erano troppo buone queste fettuccine. Non, ce le siamo mangiate in un volo, guarda. Bisogna fare il bis. Beh, il bis bisognerebbe rifare la fila, non mi vado a fare la fila l'altra volta. Da dove venite? Noi da Roma. A Roma, quindi siete in villeggiatura qui? Sì, sì, siamo in villeggiatura a Petrella e siccome tutti gli anni che veniamo qua, questa è una tappa che non perdiamo, siamo voluti venire a passare la sera di Ferragosto. Sì, sì. Con la buona musica, le buone fettuccine. Okay. Sì, infatti, infatti, infatti. Buon Ferragosto. Grazie, altrettanto a lei. E sentiamo pure questi altri signori, sicuramente. Buonasera. Buonasera. Queste fettuccine... buone? Buonissime. Buonissime, ci abbiamo. Molto buone. Troppe per me. Troppe? Sì, troppe. Comunque va bene così, c'è il divertimento, c'è la gente, sì. Ci sono gli amici. Sì, sì, sì. Da sì. Dove viene lei? Da Petrella Salto, però io sto a Roma. Ah, sta a Roma, Petrella Salto, d'estate a Petrella, dai. Sì, l'estate. Anche l'inverno forse. Anche l'inverno. Buon Ferragosto. Grazie, altrettanto. Buonasera. Buonasera. Avete mangiato tutto, quindi... Era poco. Era poco. Che non so come fa, mangia sempre come una cofana, adesso ha mangiato un pezzetto quello. E non va bene. Ho mangiato oggi, posso mangiare oggi. Ma no, io quando vado... Cioè, da dove venite voi? Da Modena. Da Modena? Sì. Siete qui per il Ferragosto? No, abbiamo una casa qui alla Petrella. E allora veniamo tutti gli anni e veniamo a tutte le feste. Questa è la 31esima qua. Ma lei è nata a Modena oppure Modena. Di qua? Modena, Modena. La cucina modenese emiliana sicuramente è una cucina validissima, per carità. E quindi queste fettuccine come le inserisce nel contesto? Speciale. Speciali? Speciali. E la signora invece che mi dice? Sì, sono buonissime. Sono 31 anni che veniamo. 31 anni, quindi siete gli abitué. Sì, assolutamente sì. A Modena che cosa c'è di buono come le fettuccine? Romana, è lui che è modenese. Ah, lei è romana. Quindi per... Ah, a Modena ci sono le lasagne e i tortellini. E i tortellini modenesi, ma non hanno niente a che vedere con le nostre fettuccine. O per le romane con la coda alla vaccinara. Ci vorrebbe. Sono più buone. Ci vogliamo avvicinare ad un tavolo di giovani, di giovanissimi. Qualcuno ha mangiato, qualcuno no. Senti, fai tu portavoce di tutti quanti. No, lei. Lo fai tu? Bene, vengo vicino a te perché insomma vedo che lei è coraggiosa. Senti, non hai mangiato niente? No, ancora no. Che cosa prenderai? Tutto completo? Sì, tutto completo. Mangi tutto? No, non lo so. Ma è la prima volta che vieni? No, è da quando sono piccola. Ma sei piccolina adesso, quindi da poco tempo. Da quando ho 3 anni, tipo. Adesso dove sei? Dove abiti? A Roma, però sono in vacanza a Concerviano. Vacanza a Concerviano, quindi il periodo di Ferragosto. Dopo Ferragosto si torna alla capitale. Tutti amici? Questo è un tavolo di amici? Sì. Tu sei? Come ti chiami? Gaia. Questo signore non ha voluto parlare, come si chiama? Simone. Che si vergogna, Simone, vergogna, fai parlare. Lei è Carlotta, eccola qui. Si vergogna anche lei. È la cugina, lei invece come si chiama? Asia. Poi Asia. E lì giù? Angelo. E lei Alessia. A mangiare solamente lei? Sì. Hai visto, solo lei l'ha presi. E poi neanche ha finito, adesso sta aspettando comunque. Sta aspettando. A Ferragosto che fate? I gavettoni. Il gavettone, quindi sarà un Ferragosto all'insegna dell'acqua. Il tempo è buono, è caldo, va bene così. Buon divertimento, buon Ferragosto. Ti prego, vieni con me perché devo ascoltare un attimo il presidente, perché vedo che sta mangiando solo il secondo. E dov'è il primo? Eccole le fettuccine. Presidente, che mi dici di questo Ferragosto, di questa serata eccezionale? Che sono arrivato a 85 anni. Guarda, non li dimostri assolutamente. Grazie, grazie. Vedo che poi c'è un buon appetito, 85 anni, una serata come questa, un buon piatto di fettuccine, i fagioli, lo spiedino e la musica, perché dopo si balla. Io qua sto a casa mia, noi siamo da qua, c'è una casa qua. Non a Santa Rufina, scusa. Io sono nato a Santa Rufina, però mio padre e mia madre vengono da qua.
Ah, quindi insomma radici proprio di Concerviano, non voglio disturbarti oltre. C'ho tutti i parenti a Concerviano, ma lunedì vado pure su. Perfetto, ti lascio mangiare perché grazie. Insomma qui è un piatto favoloso. Se vuoi revocare qualcosa del vecchio poi ritorni. Del vecchio, di quando tu eri presidente e io allenatore, ricordiamo quello, tanti e tanti anni fa, va bene? Va bene. A dopo. Ci vediamo dopo. Ciao. Incontriamo uno degli organizzatori che fa parte del comitato organizzativo di questa meravigliosa sagra che è arrivata al 35esimo anno, insomma è datata. Sì, sicuramente sì, è datata perché noi quando abbiamo avuto questa idea non pensavamo all'exploit che poi ha fatto seguito e ci siamo resi parte diligente di continuare proprio perché c'è la corresponsione da parte della gente, cioè la fettuccina fatta a mano è anche storicamente valida, ecco, tutto lì. Certamente sì, Franco, ma come nacque l'idea 35 anni fa? Quanti amici eravate? Come è venuta quest'idea? Non eravamo quattro al bar, sicuramente, scusate la faccenda. Eravate? Eravamo una quindicina, perché la borgata questo dà, quindi una quindicina, molto più giovane io ero adesso, però voglio dire l'entusiasmo era tanto. Qualche perplessità sul... Difatti cominciamo piano piano, cominciamo con 200 uova di impasto, però non abbastarono né a capo e né a piedi, come si dice qui da noi, capito? Quindi piano piano abbiamo aumentato e abbiamo fatto il boom di 1200 uova. Anche in questo periodo siamo in regresso perché le feste, ormai le feste di natura gastronomica le fanno tutti, qui non c'è borgo che non le fa. E quindi... Franco, voi avete cominciato con le fettuccine fatte a mano, proprio la tradizione, la storia, quindi avete coinvolto sicuramente le donne del posto per poter realizzare questo impasto, perché voi maschietti probabilmente mangiavate solamente. Certo, certo. Difatti in un abbozzo di statuto che io ho preso e che poi non ha avuto seguito, nella fase terminale dello statuto, l'ultimo articolo, dicevo la sagra delle fettuccine deve tenere al centro le nostre massaie, le nostre donne. Il giorno in cui queste signore non ce lo faranno più, la fettuccina fatta a mano, noi smetteremo di farle. Grazie. E oggi si sono inventate le quote rosa, pensate, già al tempo, 35 anni fa, Franco Fornara insieme a degli amici ha messo nello statuto che bisognava che ci fossero le donne, ma poi le cose si sono evolute, perché insomma oltre alle fettuccine sono venuti gli spiedini con il contorno di fagioli. Sì, sì, pensavamo così, la gente che viene a trovarci deve completare la cena, chiaramente, non è soltanto un piatto di fettuccine, quindi ci sono giovani che mangiano molto di più che un piatto un primo piatto, quindi pensammo di completare la cena e quindi mantenendo i prezzi, perché chiaramente insomma noi non siamo ristoratori, quindi non dobbiamo fare scopo di lucro, non c'è, quando andiamo pari va bene. Quindi va bene, non è scopo di lucro, sicuramente è così, questo è giusto che sia, ma insomma la risposta c'è stata, perché vediamo tantissima gente. Ma la giornata, scegliere la vigilia di Ferragosto, è stata una vostra idea oppure avete pensato di coinvolgere la gente proprio poche ore prima del canonico Ferragosto? No, pensavamo un po' più largo, in più alla lontana, nel senso che a Ferragosto sicuramente catturiamo i romani, catturiamo la gente che sta fuori, no? E che magari durante le ferie torna al paesello loro, e quindi pensavamo a questa data, proprio è scomoda perché il giorno prima di Ferragosto siamo stanchi eccetera, però è stata buona dal punto di vista strategico, sicuramente abbiamo fatto un affare. E tu sei uno stratega, quando parli tu Franco Fornara lo conosciamo, è un avvezzo a queste cose. E aver stabilito la vigilia di Ferragosto il 14 a sera con la buona musica, non c'è persona di Roma o dintorni che sia a passare il Ferragosto nella provincia di Rieti che, sapendo di questa sagra, non si affaccia.
qui c'è l'aria buona, c'è la buona musica, si mangia bene, che si vuole di più? Certo, certo, noi pensavamo anche a questo, pensavamo alle nostre ragazze, a quelle che verranno dopo, perché non è giusto che i maschietti di adesso non possano gustare a casa loro la fettuccina veramente fatta a mano con lo stennerello. Con lo stennerello, dici bene. Senti Franco, io vorrei che mi presentassi una signora, perché vorrei parlare con lei per sapere come questa cosa è andata avanti. Sicuramente sarà una persona che è tanto tempo che partecipa a questa. Sì, sì, senz'altro, senz'altro. Abbiamo una delle decane di questa sagra, è stata una, cioè con entusiasmo ha iniziato con voi? Sì, sì, ha iniziato con noi. Me la chiami per favore? Sì, vai, vai che la chiami. Aspettiamo la signora che arriva, eccola qui, buonasera, mi diceva Franco, adesso ti porto la signora Franca, Sandra, che è la decana di queste fettuccine, perché lei è stata una delle ideatrici, giusto? Sì, insieme a mio marito hanno cercato di mettere su questa manifestazione e io mi ho coinvolto e io, siccome la pasta fatta in casa la so fare, ho partecipato. È una festa in evoluzione, iniziata 35 anni fa, ma insomma è stato sempre un escalation. Sì, io sono mancata solo un anno quando aspettavo la seconda figlia perché avevo una bella pancia e quindi non ho potuto partecipare. Siete arrivate fino ad oggi, sì, o meglio fino a ieri o l'altro ieri, quando stavate impastando le fettuccine, giusto? Esatto, esatto. Quante esatto. donne eravate? Eravamo... Perché c'era anche lei? Sì, sì, 10 persone eravamo. 10 donne? Dieci donne, c'erano anche delle figlie di alcune signore che partecipavano pure loro e hanno imparato già degli anni precedenti e ci hanno dato una mano. Mi diceva Franco, prima si andava a uova, erano 200 uova, adesso le cose insomma sono superate. Sì, sì, quest'anno ne abbiamo impastate 600, ma c'è stato un'edizione che ne abbiamo fatto 1080. 1080 uova? Uova, sì. Equivalenti a quante fettuccine? E tanti, tanti vassoi, intorno ai 200, e poi è chiaro che quelli che rimangono ce li dividiamo noi del comitato, insomma. E quanta fatica, questo non lo dite? Ma la fatica è relativa, perché stando tutti quanti insieme, un momento si ride, un momento si scherza e si va avanti. Certo, la fatica c'è. Io poi sono addetta a tagliarle, quindi il braccio ieri sera non me lo sentivo più. Meno male, perché ho parlato con una signora a un tavolo, con lei era che avevano passato le fettuccine, sì, e ho chiesto, dico, ma chi è l'artista che è riuscito a tagliarle così uguale? Sembra una macchina, sembra fatta proprio. Dice no, è stato fatto sicuramente a mano, ho trovato chi la tagliate. Sì, sì, io sono una di quelle che tagliava, c'erano anche altre signore che hanno tagliato insieme a me e io ho tagliato con loro. Quindi una misura di un... quant'è? Un centimetro? Ma dipende, le posso far vedere una foto che gli ho scattata, un vassoio per vedere, dipende, perché poi non tutte quante abbiamo il... Ecco l'operatore che si gira con la telecamera, così lo inquadriamo. Aspetti che ritrovo a chi l'ho mandata ieri pomeriggio. Insomma la immortalate in modo che possa poi... Sì, sì, no, perché non tutti ci credono. Eccole qua. Guardate che artista. Se queste sono quelle che ha tagliate lei. Sì. Sembra... Le conosco perché le fate io. Non è pasta fatta in casa, questa è stata fatta in una industria, in un pastificio. Beh, no, sì, quasi un pastificio. Sì, è una catena di montaggio e... Certamente, scherzo, chiaramente. E siete tanta gente e qui a Concerviano che collabora oppure siete... Ma all'inizio collaboravamo tutti quanti, quelli del quartiere, del rione, di Bivio Concerviano. Adesso qualcuno si è fatto indietro, però non poi fa pochi niente. Andiamo avanti lo stesso. Buon Ferragosto. Grazie altrettanto anche a voi, grazie. Vedo un signore che con piglio arcigno è venuto da me, dice, ma che dovemo fare qua, la sagra della fettuccina? Ma veramente, io che sono nato a Fiamignano e sono venuto a trovare un mio amico a Concerviano e mi ha detto, andiamo alla sagra della fettuccina fatta a mano.
Oh, lei è nata a Fiamignano, ma l'accento non è di Fiamignano. L'accento è romano perché mi hanno portato da ragazzino a Centocelle. A Centocelle? Dove? In via d'Ordeschiavi? No, esattamente a via dei Gelsi. Ah, in via dei Gelsi, perfetto, vicino piazza dei Mirti, insomma. Piazza dei Mirti, insomma. Ma... conosciamo bene la zona, dai, non ti preoccupare. No, non scendiamo nei particolari del quartiere. Certo. Comunque adesso è un quartiere eccezionale. Centocelle, insomma, è all'avanguardia. Ci sono tre fermate della metro, voglio dire. Comunque, qua dobbiamo solo da Magnà stasera, perché io devo ritornare a Roma. E certo, da via Prestina a piazza dei Mirti è tutto dire. Ci vuole. Comunque, qua sono dei posti meravigliosi, spettacolari, però... ma non so quanto hanno pagato, quello che si paga, ma io mangio uguale. Mangi uguale. Pure senza pagare. Senti, mangi le fettuccine, poi anche i spiedini. Poi ovvio. Lo spiedino. I fagioli. Un bel bicchiere di vino. Due bicchieri di vino. Buon Ferragosto. Grazie pure a voi, arrivederci. Guarda che bella tavolata, buonasera, scusate se vi disturbo, ma voglio sapere da voi come sono queste fettuccine. Le fettuccine sono ottime come sempre. Oh, e poi gli spiedini? Spiedini. Lei ancora non l'ha provati? Tre fettuccine, i spiedini non... preferisco le fettuccine. Tre fettuccine, insomma. Anche i spiedini sono ottimi, però le fettuccine fatte a mano sono il top. Da dove viene lei? Io da Concerviano, da qua. Ah, quindi dalla sola sì, è sceso, sì, giù. Sì. E queste fettuccine fatte dalle signore. Mi ricordano, insomma, le fettuccine di mia nonna. E quindi questo è un bel ricordo. Però guarda, c'è una lacuna che vedo in questo tavolo, non c'è vino, solo acqua. Questo è vero, c'è un nostro amico che si è alzato e è andato a prendere, ecco, vino e birra. Perfetto, quindi insomma il brindisi mettiamo a paro. Il brindisi lo facciamo brindisi, col vino. Il brindisi, per forza. Oh. Fammi sapere il parere degli altri, come sono queste fettuccine? Le fettuccine erano buone. Erano buone. E adesso buone. Al momento di... Adesso fare un'altra fila per prendere un altro piatto, lo sto valutando. Sto assaggiando gli arrosticini che mi sembrano ben cotti e ben conditi. Volevamo ricordare a tutti gli ascoltatori che vedranno questo servizio della bellezza di queste iniziative che continuano a mantenere vivo un territorio così bello, così ricco, così tranquillo, a solo 80 km da Roma, è un paradiso. Parole saggissime. I ragazzi non devono perdere lo spirito di queste iniziative, i nostri giovani, i nostri figli devono capire che questo è un rifugio sicuro. E allora bisogna dargli una mano. Noi siamo sempre pronti. Sempre pronti. Sempre disponibili. Ecco, ho fatto il giro e sono arrivato. Buonasera. Buonasera. La faccia è conosciuta, il signor Buzzi, sì. Amico di suo fratello, io, che è sindaco. Insomma, vabbè, ma al di là dei convenevoli, parliamo di queste fettuccine, come sono? Come sempre, speciali. Sono 35 anni, quindi sono speciali. È sempre come il primo, come la prima sagra. Come la prima sagra. Io stesso non... suo, con stesso... speciali. Io non voglio chiedere all'oste se il vino è buono, perché è ovvio, è ovvio che mi dici questo, ma obiettivamente, sentendo il parere della gente, che cosa ne pensi? Perché guarda, se ti alzi un attimo, guarda che fila che c'è, è una cosa impressionante. Sì, 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 è sempre gente nuova poi, sempre gente nuova, quello è bello, no? C'è il ricambio della gente, quindi, ma poi è conosciuta nella provincia, a Rieti, quindi... È una testimonianza lampante di quello che si serve stasera. E mi ha fatto caso le parole di un signore dalla parte, quello che è di fronte a te, guarda, che diceva sono iniziative che vanno sposate e vanno aiutate, perché non bisogna perdere questi valori che abbiamo nel territorio. Senz'altro, faremo di tutto per mantenerle. Il vino ancora non è arrivato. È andato l'amico a prendere. Ci ripassiamo per il brindisi. Dopo. Quindi ritorno, facciamo un brindisi insieme, va bene? Va bene. Ciao, grazie. Buonasera. Però tu non mi hai dato il parere sulle fettuccine. Le fettuccine sono ogni anno più buone, veramente un plauso a tutte le donne che hanno fatto le fettuccine e tutto il personale che sta lavorando per far sì che questa sagra sia ogni anno sempre più bella. Quindi hanno avuto 34 miglioramenti dalla prima. 35. 35 con questo. 35 con... Buon appetito. Grazie. Che cosa vai cercando? Cercavo il campione, il motorista. Ah, perché non lo trovavi? Vedo che insomma... Beh, ma è piccolo, Ah, hai mangiato? Cioè... Devo mangiare. Devi mangiare, fai il biglietto. Tu queste le conosci? Mamma mia le faceva, però ormai l'usanza si è persa. Fettuccine, ma anche spiedini. Naturalmente. Non ti,
Non ti trattengo perché no. Guarda quanta fila. Quanta fila, io vado al campione. Ciao, ciao, buon fermo. Grazie, grazie. Alessandro, mi diceva questo signore di spalle qui sotto a me, dice guarda che c'è un personaggio. Chi è il personaggio? È lui, no, non sono io, è lui. Ah, io pensavo fosse lei il personaggio. No, io no, guardi, io no, no. Però innanzitutto gli chiedo come sono state queste fettuccine. Eccezionali? Noi veniamo tutti gli anni, quindi. Solo per le fettuccine? Beh no, io anche per lo spedino. Mia moglie no, ma io anche per lo spedino. Da dove venite voi? Da Rieti. Da Rieti, quindi Poi io sto col presidente qui, quindi. Col personaggio? Sì, col personaggio, quindi per l'intervista dovete farla adesso più a lui che a me. Adesso lo sento sicuramente, però il parere della signora lo devo conoscere su queste. Signora, guardi la telecamera perché insomma, se no, come sono state queste fettuccine? Molto buone, molto buone. Come le fa lei? All'incirca. Cioè quelle del supermercato, quelle del supermercato che ci vende lei. Ah, ecco, allora. Quelle del supermercato che ci vende lei. Abbiamo svelato l'arcano. Ecco, bravo. Voi mangiate le fettuccine, le prendete al supermercato dove è la signora, le cucina, fa il sugo. Io me le mangio. Lei se le mangia. Ah, vedi. Oh, abbiamo scoperto l'arcano, ma andiamo. C'è sempre il personaggio. Adesso lo sentiamo il personaggio. Buonasera signor personaggio, come va? Vero, sei più personaggio più tu che io. Ma dai, senti, come sono queste fettuccine? Sono eccezionali, io ogni anno vengo da parecchi anni. Un complimento a chi le organizza perché queste sagre sono importanti, perché oggi in un mondo globalizzato, in un mondo dell'economia dei grandi marchi, qui si tratta che si riscoprono le tradizioni. Poi è una bellissima festa, musica, arte, folklore, e quindi è una festa che mi ricorda quando ero bambino, la festa dei contadini, e quindi viva questa bellissima festa di Concerviano. Arrivederci al prossimo anno. Rigorosamente fatte a mano, signora, lei invece le vende, ci dicevano, quindi non hanno niente a che vedere su quelle che lei vende, giusto? Però il parere me lo deve dare, dai. Buonissime, ne valsa la pena e tutto bene, insomma, ecco. Senti, ma non posso esimerti di non chiedere la novità di quest'anno a Santa Barbara, dai, dammela l'anteprima. Te la do, caro Asvero, perché ti riguarda. Grazie. Ti riguarda perché tu sei uno sportivo e quest'anno per la prima volta faremo sport in solidarietà. Con, diciamo, più che sport in solidarietà, sarà motore in solidarietà. Faremo 3 raduni, tutti in partenza da Scandria, il luogo del martirio. Uno il 10 novembre, che è la ricorrenza della morte di Don Giovanni Minozzi, il giorno dopo, l'11, quindi partiremo il 10, con la fiaccola della testimonianza della speranza, con l'ASI, l'automobile storico d'Italia. Dal 10 questa fiaccola arriverà a Tapparieri, arriveremo ad Amatrice, al complesso Don Minozzi, che speriamo che venga ricostruito il più breve possibile. Poi il 30 vi sarà un raduno, partenza sempre da Scandria, luogo del martirio di Santa Barbara, tour, diciamo, della Valle Santa, e arriva a Rieti delle Porsche Balduina, una trentina di Porsche. Il giorno dopo, il primo, il giorno della processione che faremo il pomeriggio, un raduno di 20 Ferrari dal club di Poggio Mirteto. Quindi poi la cosa importante è che i premi saranno inerenti proprio ai motori, al mondo dei motori. Il premio nel fuoco, lo anticipo per RTR, che io ce l'ho nel cuore, sarà conferito ai leoni, alla squadra corsi, i cosiddetti leoni della CEA, che 30 anni fa salvarono nel Gran Premio di Imola Berger in un incendio. Quindi 3 raduni automobilistici dove è coinvolto sicuramente anche il car Rieti. Sì, coinvolto presidente. Sì, presidente Truini. Truini, Costanzo Truini, l'avvocato. Poi faremo, ti anticipo anche questo, il 9 novembre apriremo la manifestazione alla Basilica Santa Croce in Gerusalemme con il concerto della Guardia di Finanza. Lì avverrà l'accensione della fiaccola della speranza e sarà consegnata proprio all'Automobile Club, che il giorno dopo partirà da Scandriglia, il 10. Insomma, ci hai date tante novità. E giustamente questo signore mi diceva è il personaggio, perché insomma se si vogliono delle novità bisogna chiederle a lui. Ma certo, ma io difatti perché
perché vado con lui? Perché almeno imparo qualcosa, no? Beh, certamente. Guardate che bel tavolo che abbiamo ritrovato, ci siamo visti prima quando le signore stavano giocando a Burraco, come è andata a finire la partita non lo so, l'avete interrotta per il pranzo, giustamente. Poi c'è la signorina che ha chiesto ma dove ci possiamo rivedere e noi abbiamo detto nella pagina di RTR, abbiamo spiegato che cosa accadrà, lei non è nata in Italia, è nata in... In Belgio. E abita in Germania? No, abito in Belgio, però sono mezza tedesca e mezza italiana. Mezza tedesca e mezza italiana. Papà tedesco e mamma italiana, sì. Ti chiami? Anna. Anna, che vai a scuola? Che fai? Vado alla scuola europea a Bruxelles, dove si imparano diverse lingue e tutto, e poi durante le vacanze veniamo sempre qui a visitare i nonni e riposarci. E vieni a mangiare le fettuccine fatte sì. In casa, quelle casarecce. Ma mamma non le fa queste fettuccine? No. No? Non le sa fare? E adesso glielo chiedo, Adesso vado. Signora, buonasera. Buonasera. Abbiamo scoperto l'arcano, lei le fettuccine non le sa fare. E non è vero, non le faccio spesso, ho imparato dal mio papà che aveva imparato dalla sua mamma pugliese. Ricapitoliamo, lei ha imparato a fare le fettuccine dal suo papà. Che aveva imparato dalla sua mamma. Ah, perfetto, e quelle che avete mangiato stasera come sono? Erano ottime. Veniamo tutti gli anni dal Belgio apposta per questa sagra, è fantastica. E allora riportate le nostre immagini in Belgio, l'abbiamo già detta a sua figlia col telefonino. Ecco, cliccate mi piace, anche in Belgio facciamo vedere che qui in Italia a Concerviano si mangiano delle fettuccine favolose. Fantastiche, c'è una mano d'opera preziosissima. Buon Ferragosto. Anche a voi, grazie. Aspettiamo che arrivano le fettuccine che devono essere portate qui per essere servite, le stanno insugando, almeno penso che si dice così. Passiamo alla zona degli spiedini e qui c'è l'artista dello spiedino, giusto? L'artista è lui. L'artista è lui. Però è come Paganini, lui non parla, non ripete ma non parla, parlo io per lui, è mio cugino, si chiama Gianni, l'abbiamo precotti stamattina. E li finiamo di cuocere in questo momento. Perfetto, quanti ne avete preparati? 550 Gianni, circa 150 spiedini. Ma basteranno 550? Si, gente. Si spera, l'anno scorso ci siamo rientrati, speriamo anche quest'anno di rientrarci e che Dio ce la mandi buona. Senti, il vostro lavoro è faticosissimo perché insomma stare davanti al camino con questa serata così calda, innanzitutto sto parlando con Andrea. Andrea, perfetto. Quindi qui insomma si suda, si lavora, insomma è un bel impegno. Beh sì, ci fa bene pure per la linea, sudiamo un pochino di più, così magari lo spiedino che ci mangiamo in più non lo digeriamo meglio. Ma questo succede la sera prima del Ferragosto, poi domani c'è il riposo assoluto. Assolutamente no. Ferragosto si mangia con gli amici, in famiglia, con i parenti, con le persone a cui uno vuole bene, si va a pranzo. E quindi lei domani proseguirà davanti a un camino... Con l'arrosto di rito, l'agnello e via discorrendo. Domani andrò da professionisti, andrò al Lago del Salto da professionisti che cuoceranno per me la carne. Ah, a questo punto si mette seduto al tavolo e quindi gusta. Ecco, questi spiedini sono già... Sono quasi cotti, stiamo aspettando che riusciamo a evadere questi altri e poi li mettiamo sopra così li facciamo mangiare caldi caldi alle persone che sono venute. Edito, tra qualche momento lo assaggeremo anche noi perché insomma c'è un profumo che ci inebria, guarda, mi devi credere. Chissà se gli la carpiamo una parola al cugino, neanche il nome ci vuole dire niente. Vedo che sta salutando. Come? Gianni, ciao Gianni! Ti vedo affaticato davanti a un camino di questo tipo. Ma quante volte hai girato queste? Da stamattina. Da questa mattina? Ma da. Vengono precotti, questo è ovvio. Se no, vengono precotti la sera e la mattina. Ogni grigliata quanti sono? 25. E quante ne hai fatte fino adesso? E sono solamente le 21:15. 2:50, 2:75, una cosa del genere. Ha voglia insomma a sudare. Però la gente c'è ancora. E questo vi fa piacere? Come no? Andiamo Alessandro, andiamo a vedere 3, 6, 9, 12, quindi 18 piatti. Visto, siamo molto veloci. Ma porca miseria. Una fila da soddisfare. Ma poi i piatti abbondantissimi. Sì, beh.
per forza, insomma, qualità e quantità. Ma basteranno tutte queste fettuccine? Beh, ce la curiamo. Perché, insomma, vista la gente fuori, sono preoccupato. E siamo preoccupati anche noi, in realtà, però in meglio che finiscano, buono, assolutamente. Sto parlando con? Melania. Quanti anni sono che partecipi a questa? Beh, praticamente da sempre, perché quest'anno compio 36 anni, per cui diciamo che sono nata con le fettuccine. Allora, nata con le fettuccine, cresciuta con le fettuccine e proseguirà con le fettuccine. Assolutamente sì. Ha detto ai fagioli? Sì, stasera sì, almeno. Stasera sì, perché le altre volte che facevi? Le altre volte mettevo il sugo. Mi svegli? Beh, no, non voglio sapere la ricetta del sugo. Non la so neanche io, sempre. E allora, quindi non mi puoi svelare nessun segreto. Senti, ma queste dosi di fagioli, come le stabilisci? Dipende, perché questo dipende, perché comunque ci sono persone che magari ne vogliono di meno o comunque di più, quindi cerco di dare sempre la stessa dose, così magari non c'è una persona che magari non gli piacciono e li lascia, quindi si dà una dose impari. Ti sto rubando dal lavoro, quindi devi servire la gente. Guarda, protestano. Buon lavoro, ciao. Grazie. Alessandro, mi voglio sedere qui in questo tavolo perché, insomma, riconosco qualcuno che è del mio territorio. E quando parliamo dello Borgo. Dello Borgo, è giusto. Inconfondibile Borgo. Senti, qui a Concerviano per questa sagra, come mai? Ma niente, è una tradizione? Ma certo, veniamo quasi tutti gli anni, pasti ottimi, una buona festa, c'è anche una buona organizzazione, stiamo veramente bene. Come sono state le fettuccine? Eccezionali, però i borghesiani ne vanno meglio. Dai, me la fai tagliare post intervista, dai. Allora sentiamo chi invece obiettivamente vuol dire qualcosa, certamente sì. Insomma, come sono state queste fettuccine? Buonissime. Tanta acqua però. Purtroppo io il vino non lo posso bere perché sto facendo la dieta. Stasera sto facendo lo sgarra a regola. Signora, lei è moglie di un borghesiano che le fettuccine le conosce. Lei gliele prepara queste fettuccine? Come no? Sì, sì, facciamo. Come queste o migliori di queste? Migliori, no? Ci prova, ma queste sono favolose, dai. Sì, come no? Sì, sì, anche queste sono. Credo che non lo fa bere perché è giusto, deve guidare con la macchina. Dobbiamo tornare a casa, sì. Diceva un organizzatore, vai da quel signore perché sono 35 anni che viene qui a Concerviano per questa sagra, è la verità? È vero. Io sono passato da giovane a Santa Rufina, ho trovato questa signora e da quando ho trovato questa signora tutte le estate vengo e tutte le estate sono venuto qui il 14. Sono stato male quest'anno e ho pensato, è il 14, che cavolo faccio? E per fortuna nel 14 il ristorante un'altra volta qui. Quindi è una tappa d'obbligo questa delle fettuccine. Veramente sì, e non solo, ma sono pure buone. Oh, ma in 35 anni sono andate che migliorando chiaramente. Sono arrivate a un punto top adesso. Per me sono sempre state buone. E io vivo a Roma e qua non le mangio queste fettuccine qui mai. Buonasera. È arrivata un po' in ritardo. Un po' in ritardo, però sono arrivata. Ecco, questa sera ci delizierai con una voce splendida che tu hai. Certo. Che repertorio farai sentire? A sorpresa. Per agosto. Come? Per agosto. Senti. Certo, a sorpresa. Senti, me li presenti gli altri elementi, per favore? Allora, qui abbiamo al sassofono la nostra Noemi, è appena laureata in sax al Conservatorio di Perugia. Poi un attimo solo, la voglio sentire. Noemi, ciao, buonasera. Buona laurea, mi diceva, sei laureata in sax. Facci sentire due note, dai. Faccio adesso il brano, faccio direttamente. Quindi lo ascoltiamo. Complimenti, ciao. Poi andiamo avanti alla batteria, Michael, non fuggire, alla batteria c'è? Allora, alla batteria è direttamente da Poggio Bustone e il nostro Leonardo. Allora, Leonardo Desideri. Da Poggio Bustone, Leonardo Desideri, quindi viene da lontano, una rullata, dai Leonardo. Veloce. Il nostro tastierista è quello che manda le luci. Le luci qui. Come si chiama? Thomas Rossi. E lui è il cantante dell'orchestra. Il cantante uomo. Cantante ufficiale. Insieme alla cantante siete i personaggi principali. Canta più lei o tu? Canta più lei.
per lei. Sei donne. Più spazio alle donne, sì, esatto. Spazio alle donne. Tu sei di nome, scusami? Giacomo De Angelis. Vieni, eri dietro le quinte, stavamo aspettando la fisarmonica, tu sei? Emanuele. Senti Emanuele, perché sei fuggito? Alla, alla, alle... Un attimo Thomas. Ah, ti aveva chiamato sicuro? Come no? Guarda sì, che sì. Stasera c'è da lavorare. Bene, allora, tutto è pronto per cominciare? Ci siamo, appena adesso, due minuti e incominciamo. Due minuti, noi scendiamo e iniziamo con il... Sassofono. Sassofono, perfetto, ciao! Dopo l'intervista, iniziamo. Ci siamo avvicinati ad un tavolo e lui gentilmente si è alzato. Ha intuito che stavo venendo da te? Eh sì, ho visto che mi avete puntato. Senti, allora come sono state queste fettuccine? No, come sempre, come tutti gli anni, fanno un ottimo lavoro. Le fettuccine sono buone. Poi dimostra anche la gente che c'è, quindi... Quindi è una vigilia di Ferragosto passata bene, sì. In un luogo di amici dove si mangia bene, della buona musica e poi in compagnia di tanta gente. Di tanta gente, sì. Ogni anno è sempre così, c'è sempre molta gente che viene a questa sagra che ormai è storica, perché è consolidata. È consolidata. 35 anni non sono pochi. Non sono pochi per niente. Senti, sei venuto con la famiglia? Sì, c'è mio padre, i miei figli, mia moglie. Insomma, ci sono tutti. Ci sono tutti. Buon Ferragosto. Anche a voi. Questa piazza, Dai, dai, dai. Chi ha finito di mangiare, venga qui insieme a noi. Dai, partiamo, ci siamo. È stata, come previsto, una sagra molto partecipata, dove si sono unite tradizioni e innovazioni. Una sagra che per volontà degli organizzatori è sempre rilanciata verso il futuro, ma che ha fatto conservare, anzi valorizzare, le tradizioni della nostra terra. Come da tradizione non è mancata la musica, la bella musica, una buona musica, che oltre ad allietare le serate ha fatto ballare tutti, trasformando la piazza in una pista da ballo. Siamo stati bene. È stata una sagra organizzata benissimo, una festa, una vera festa, dove tornare sicuramente il prossimo anno.